Ecco a voi Olorin. Ciao a tutti ragazzi, ciao a tutti. Io direi di iniziare con questo pacco qua, perché sono tutti fumetti tranne questo pacco qua. Perché cosa contiene questo pacco? Cosa contiene? Allora, iniziamo da quale iniziamo? Vabbè, iniziamo da questo. Fatboy Slim e You've Come a Long Way, Baby. È uno degli album più belli degli anni 90, Acid House. Conoscete probabilmente tutti i brani contenuti qua dentro, anche se non lo sapete. Album clamoroso, mazzucate tutti con quei Resident Sleeper di merda. Io vi consiglio di appizzare Spotify, finita la live, e ascoltarvi quest'album qui che è clamoroso. Poi abbiamo Power, Corruption e Lies dei New World Order, album degli anni 80, post-punk o new wave, come chiamatelo come cazzo lo volete. C'è tanto synth all'interno, bellissimo. L'ultimo è Joshua Tree degli U2, altro album storico, pietra miliare della musica degli anni 90. I giornaletti, ragazzi. Allora, iniziamo con... Allora, questi sono tutti... sì, sono tutti recuperi. Ciò cosa vuol dire? Vuol dire che sono tutti quei fumetti che magari dovevo iniziare da tempo e non l'ho fatto perché magari non ero in condizioni economiche che mi permettevano di farlo, però c'è stato Ride, ci siete stati voi che avete supportato tantissimo il canale, quindi ho detto vabbè, per il content faccio anche un po' di recuperi. I primi recuperi sono questi, alcuni saranno anche qua dentro. Cioè, è Jujutsu Kaisen. Dov'è? Jujutsu Kaisen, lo 0, il 2 e il 3. L'1 non so se è qua dentro, se arriverà il prossimo mese, non lo so. Sono i primi numeri, alcuni dei primi numeri di Jujutsu Kaisen, così la smettete di rompermi il cazzo con questo manga. Io stesso potrò capire perché rompete così tanto il cazzo con questo manga. E quando lo leggerò vi farò sapere. 1 e 2 di IQ. IQ. Numero 1 e 2 di IQ. Me ne hanno sempre parlato tutti quanti molto bene, come Spokon. E vedremo effettivamente come sarà questo manga della palla che viene colpita con le mani e non con i piedi. E vi farò sapere anche per questo. Poi, il manga, uno dei manga più divertenti che ho letto in quest'ultimo periodo, il numero 3, perché i primi due già ce li ho, il numero 3 di La Via del Grembiule. Ora, ne ho parlato diverse volte, La Via del Grembiule, ne riparlo volentieri. È un manga comedy che segue le vicende di uno yakuza ormai in pensione che si dedica alla vita del casalingo. E quindi il manga è una sorta di sketch manga, gag manga, ovviamente ci sono tante scenette, ci sono tante scenette all'interno che hanno proprio un flebilissimo accenno di trama orizzontale, ma essenzialmente sono tutte scenette, appunto, fatte proprio per farvi rilassare e divertire. Quindi, se volete qualcosa di divertente, La Via del Grembiule ci sta alla grande. Poi, numero 98 di One Piece. Versione non so come cazzo si dice normale. Tanto non lo vedete, aspettate. Aspettate, io ho il telefono con l'applicazione della fotocamera apposta. Ok, guardate quanto è bella Yamato. Cioè, guardate quanto è bella Yamato in questa copertina. Guardate, ah, va. Guardate quanto è bella. Cioè, mi sono scaricato l'applicazione nel telefono solo per fare questo, ragazzi. Solo per fare questo. Guardate che bella Yamato. Guardate che bella. Boh, non so come cazzo è uscito Oda con un personaggio come Yamato, io veramente. Quindi, numero 98 di One Piece, in attesa del 99 e del 100, per capire, boh, com'è tutta la struttura del manga, della copertina. Poi abbiamo un altro recupero di un manga di cui ho sentito parlare molto bene. Il numero 1 e 2 di The Girl from the Other Side. Manga che onestamente, di cui non ho letto praticamente nulla, ho soltanto qualcosa della trama, però ha delle tavole incredibili. Vi faccio vedere quelle del numero 1, evitando di... non so.
Aspettate che utilizzo sempre il trick. No, beh. Ok, ha delle tavole molto molto belle, molto particolari. Spero che si stia vedendo, ragazzi, perché sono a una distanza incredibile dallo schermo, quindi ho difficoltà a vedere. E quindi, a parte ciò, a parte le tavole, ne ho sentito parlare bene per quanto riguarda anche la storia. Si fa, ragazzi, bisogna essere influencer, quindi bisogna comprare per poter parlare. Poi, siccome avevo di notte, sto avendo un po' più di difficoltà a dormire ultimamente, mi sono preso gli esordi di Urasawa, così probabilmente mi aiuto un pochino anche in queste situazioni un po' particolari della notte. E sono gli esordi, storie brevi, e questo, così sono a posto, perché c'ho anche Echu, che è l'altra raccolta di storie brevi di Urasawa, e quando uno ha sonno è l'accoppiata perfetta. Echu e Urasawa, gli esordi, e si vola a letto. E le gags. E poi, questo non lo nascondo, questo acquisto l'ho fatto perché ne ha parlato molto entusiasticamente il signor Dario Moccia. È un'opera di Keigo Shinzo, che è l'autore di Tokyo Alien Bros. Grazie Dario, ringraziamo il buon Dario Moccia. Quindi ho visto sto cofanetto, ho detto era ancora bello incelofanato, pulito, riconoscendo meriti. Io, a differenza di altre persone, Daft, lo faccio. Altre persone non lo fanno, altre persone per non dare la soddisfazione non lo fanno. Io però sono una persona onesta e quando c'è da riconoscere un merito, si riconosce. E come ultimo, l'ultimo non ve lo posso fare vedere bene bene perché è bannabile. Lo sto coprendo, ragazzi, sto coprendo le nudità. È Sweet Paprika di Mir Candolfo nella versione Hot Paprika. Che cos'è la versione... Oh, madonna, se parte un capezzolo. Che cos'è Hot Paprika? Cioè, che differenza c'è tra Hot Paprika e Sweet Paprika? La differenza è appunto, come lascia intendere il nome, che in Hot Paprika Mir Candolfo ha ridisegnato alcune tavole per renderle un po' più spinte, diciamo così. La copertina, infatti, è proprio per questo un po' più... No? Mettiamolo proprio dove non si rischia di vedere e via. Questi sono gli acquisti che ho fatto nelle varie librerie e fumetterie. Ora ci sono questi. Per chi ha visto il primo episodio del nuovo format, questo è uno dei prodotti che mi aveva consigliato Andrea e che già mi è arrivato, che è il primo numero, anche se qua c'è scritto, dov'è? Qua c'è scritto 14, e ops, esattamente. Qua è il primo numero della saga, della micro saga dedicata a Diamante e Perla. Molto bellino, molto bellino. Nicola è riuscito a farmi prendere questo fumetto con una sola immagine. Che fumetto è? I primi due numeri di Deathloop. Che io so benissimo, che probabilmente non sarà un fumetto molto... molto, molto così. Però mi ha mandato un'immagine, che tanto non so neanche da dove è presa questa immagine. Comunque mi ha mandato un'immagine e da questa immagine è scaturito l'acquisto dei primi due numeri di Deathloop. Grazie Nicola. Poi, cazzo c'è qua? Non lo so. Cazzo c'è qua? Non ho memoria di questo pacco. Mi ero dimenticato che già avevo preso il numero 1 di The Girl from the Other Side. Perché quest'ordine l'ho fatto su Amazon e l'ho fatto qualche giorno prima di quando sono stato alla Feltrinelli e ho visto i primi due numeri di The Girl from the Other Side e ho detto wow, questo lo volevo proprio leggere.
Allora, cosa c'è in questo ordine? In questo ordine ci sono altri numeri 1, perché vi ho detto ho fatto molti recuperi. Ci sono altri numeri 1 che volevo, di manga che volevo leggere da tempo e non avevo mai fatto, quindi ne ho approfittato. Primo numero di Mason Ikkoku, della Takahashi, l'autrice di Sailor e Moon. Questo. La Perfect Edition, che tra l'altro sto vedendo essere molto molto comoda da leggere, molto morbida. Speriamo che non si scolli come altre Perfect Edition. Comunque, 7 euro, quindi è anche tanto. Quindi, Mason Ikkoku, numero 1, non mi ricordo quanti sono, però... c'è della buba... Sì, però è della buba della Takahashi, quindi non è magari iper definita come altre, però perché è stile molto anni 80, però... Poi, questo erano anni che volevo prenderlo, Samidare, il primo, Samidare. Ho letto solo un po' la trama, non lo so, non ho sentito parlare benino negli anni, quindi ho detto, beh, recuperiamolo. Io ovviamente poi vi parlerò, non buba, no party, vero, anche questo. Samidare. Aspetta che metta a fuoco. Ok. Lucifer and Biscuit Armor. Questo qua, Samidare. E come ultimo, di questo ragazzi non so praticamente nulla. Non so praticamente nulla. Mi è piaciuta la copertina. Quando si dice non si acquista, non si giudica una cosa dalla copertina, io l'ho fatto. L'ho fatto e vediamo se ora me ne pentirò. Il primo numero di Mushishi. Non so assolutamente nulla. Ho veramente visto soltanto la copertina. Mi è piaciuta. Tanto una bella edizione anche. 6 euro, vabbè. Quindi vedremo effettivamente come sarà. Veramente bello. Cioè, sto vedendo molti commenti. Hai preso un capolavoro addirittura. Non lo so, ragazzi. Me ne state parlando bene. Vediamo. Mi è andata di culo, assurdo. Quindi io posso giudicare dalla copertina. Mi state dicendo che io sono istintivamente... riesco a giudicare dalla copertina. Incredibile. Ok, direi che è venuto il momento di aprire la scatola, quella, il main event. Finalmente, ragazzi, è arrivato Blue Lock. Finalmente è arrivato Blue Lock. Ora, per chi è nuovo, per chi è solo di passaggio, perché era un meme del canale? Perché... Blue Lock, io ho acquistato Blue Lock non avendo letto la trama, perché ero interessato ai disegni, al calcio, a queste cose. No, semplicemente, vediamo se la trovo. Semplicemente perché uno di voi, di cui non mi sto ricordando chi fosse, uno di voi mi ha mandato un'immagine di una signorina con i capelli corti. Mi ha mandato quello, mi ha mandato quell'immagine lì e io ho acquistato. Ho continuato ad acquistare, perché come vedete ho preso poi anche il secondo, ho preso anche il terzo che arriverà a fine settembre. Blue Lock preso per la figa. E poi vabbè, ci sono i due cartellini gialli e rosso, giallo e rosso. Poi allora che cosa abbiamo? Attenzione. Numero 23 di One Punch Man. Io però mi voglio concentrare non soltanto sulla copertina, che è molto bella, mi vorrei focalizzare sul back, se posso. Il back è questo. Ce n'è per tutti i gusti. A me personalmente piace... Però c'è a chi piacciono anche più... No? Più... minute. E quindi... Poi qua abbiamo numero 16 di Dr. Stone. Allora, di Dr. Stone ne ho parlato diverse volte, lo faccio con piacere ancora, perché secondo me tra gli shonen attuali è sicuramente uno dei più validi. È disegnato benissimo, perché ha i disegni, tra l'altro, buba. Ha i disegni, abbiamo Boichi, massimo esperto di figa nel mondo del fumetto. E alla sceneggiatura abbiamo Inagaki, che per chi non lo sapesse è stato l'autore di... Shield 21, un attimino di vuoto. Di cosa parla? Perché lo differenzio dagli altri shonen, Dr. Stone? Beh, semplicemente perché, a differenza di molti altri shonen, dove le cose si risolvono con le mazzate, che per carità sapete benissimo quanto mi piacciono, diciamo, l'incipit della storia è che gli scontri
vengono risolti con la scienza, col cervello. Ma non cervello nel senso di strategie e poi finisce ammazzate tipo Hunter Hunter. No, proprio cervello con la scienza, quindi davvero molto bello. Soprattutto con la chimica, quindi capite che ci sono molto vicino. E poi cosa abbiamo qua? Quante cazzo di buste ci sono? Allora, abbiamo altri numeri di Jujutsu Kaisen. I primi già ve li avevo fatti vedere. Qua ci sono il 5 e l'8 di Jujutsu Kaisen. E poi, numero 6 di Jujutsu. Mi ritrovo il nome di Jujutsu Kaisen così all'improvviso. Numero 6 di Jujutsu Kaisen. E poi cosa abbiamo? Lo posso fare vedere? Vabbè, non si vede niente. Sì, non si vede niente. Numero 6 di Chainsaw Man. Copertina molto pericolosa, però si può fare vedere, non si vede niente, quindi si può fare vedere. Numero 6 di Chainsaw Man. Chainsaw Man sono, ovviamente, io sono in pari con le uscite italiane, come potete vedere, quindi ho letto io fino al 5, mi sta piacendo. Per me ancora non è ai livelli delle... degli aggettivi che utilizzano per descrivere Chainsaw Man, però è un bel manga. È un bel manga, quindi non mi dispiace leggerlo, mi diverte anzi leggerlo. Bei disegni, è una storia che si sta rendendo sempre più accattivante. Quindi. Poi, altra busta. Di questo ne stavo parlando ieri sera con Aleberi. E un utente del gruppo di Dario, Kaguya-sama Love is War numero 8. Perché ne stavo parlando ieri con Eleberi? Perché mi stava aveva chiesto un manga, un romcom, quindi una commedia sentimentale. Allora io ho detto, ma guarda, ci sarebbe Kaguya-sama, che non è male. No, non sono loli i tigri, non sono loli. Ha uno stile di disegno molto classico, molto giapponese, come potete anche vedere alla copertina. Però è divertente perché molte volte mi sono trovato a sorridere e a ridere leggendo il manga. E poi comunque c'è i suoi momenti anche wholesome che ti fanno anche pensare, ti soffermi a pensarci. Quindi... secondo me l'unico difetto, se posso trovarci un difetto, è la lunghezza. Perché sono arrivati al 20 e passa volumi, che onestamente mi sembra un pochino troppo per una rom-com. Poi, 9, numero 4. 9 numero 4, allora, che cos'è 9? È 9 il numero 4. È un manga... inizia come manga storico, però diciamo poi si va a indirizzare verso la fantascienza, quindi chiamiamo un fantastorico. È un tratto molto sporco che si allinea a quello che sta raccontando, niente, non ce la faccio oggi, raccontando l'autore, e... la storia appunto è un fantastorico perché parla di dei cloni di Hitler, sono 9 bambini, 9 cloni di Hitler, che vengono braccati per essere terminati. Noi seguiamo le vicende del clone numero 9, Noin appunto. E comunque saranno 6 numeri questi qua, quindi se volete qualcosa di breve. Poi cosa abbiamo? Abbiamo il numero 6 di Tokyo Revengers. Anche qui, manga che innanzitutto mi sta divertendo parecchio. Mi sta piacendo, Tokyo Revengers, mi sta piacendo. Un bel tratto, l'autore, non mi dispiace. Capisco perché possa magari non piacere ad alcuni, perché è iniziato come un gang manga. Quindi quelli che magari... Se vogliamo fare degli esempi tipo Crows, tipo Shonen Jump e Gumi. Però la differenza è che qui a un certo punto entra in gioco la fantascienza anche qui. Quindi posso capire perché magari non faccia impazzire. A me mi diverte leggerlo, ragazzi. Come ho detto più volte, io non leggo soltanto robe che sono capolavori. Leggo anche robe più modeste, proprio perché primo mi diverte leggerle, secondo... bisogna sempre leggere anche roba che
lontana dai nostri gusti, magari perché ci può sorprendere. Tienganasciola, perché ragazzi, l'ignoranza ci vuole. L'ignoranza ci vuole. Tienganasciola. Manga solo di mazzate, ragazzi. È un torneo. Cioè, almeno fino a dove ho letto io, è soltanto un torneo. Cioè, non è che ci sono. È solo un torneo. Sono solo mazzate. Ed è bellissimo. Per quello che vuole essere, è bellissimo. E poi, nelle sottocoperte, ve lo posso far vedere, ci sono anche robe del genere. Io, tanto è coperta, cioè nel senso è vestita la signorina, quindi si può fare vedere. Nelle sottocoperte ci sono anche robe del genere. Me l'ero dimenticato questo, me l'ero dimenticato. Lo sapevate, alcuni di voi lo sapevano già, che l'avevo ordinato per sbaglio. E per sbaglio in che senso? Non perché già ho il volume 2 di Tower of God, perché quando, dopo che ho letto l'1, non ero molto convinto se proseguire o meno l'opera. Non so come cazzo è successo, insieme a tutti gli altri articoli che ho ordinato, cioè, è capitato anche questo. E quindi ora c'ho 2 numeri di Tower of God, 24 e 26 euro, perché sono 12,90. E non so se prendere il 3, perché mi dà fastidio avere 2 numeri e fermarmi lì. Però è anche vero che sono 50 numeri Tower of God, quindi... E direi che come conclusione dei manga cinesi non ci può essere un manga migliore di questo che sto per farvi vedere, che è il numero 4 dell'Ultimate Deluxe Edition di Fullmetal Alchemist. Sempre più belle ste cazzo di cover, sempre più belle. Bellissimo fumetto, bellissima edizione. Compratelo, cioè non credo di dover essere io a consigliarvi Fullmetal Alchemist, perché è uno degli shonen, uno dei fumetti migliori della storia del media. Ma l'edizione, ragazzi, per una volta, ragazzi, l'edizione è valida. Perché è valida? Perché è un'edizione, è più grosso di Monster, come altezza, cioè come altezza uguale, come larghezza, è più grosso di Monster, per farvi capire com'è l'edizione. E a me non mi ha mai dato problemi nella lettura. Sotto avete gli sketch della Arakawa, qua, non si vede un cazzo, comunque avete gli sketch della Arakawa, ci sono pagine a colori e soprattutto, ragazzi, che è la cosa più importante, come rapporto qualità-prezzo è il miglior manga edito dalla Panini, la migliore edizione di un manga edito dalla Panini. E c'è poco da fare, ragazzi, c'è poco da fare, perché avere un manga del genere 12 euro, quando c'è Monster che è 15, quando c'è Banana Fish che è 18, quando ci sono tutti, questa è la migliore, il miglior rapporto qualità-prezzo, E comunque, vi consiglio davvero a tutti di recuperarlo. Iniziamo con il fumetto occidentale e iniziamo con un fumetto molto piccolino, un'edizione molto piccolina. Questo sono io, questo è il fumetto. Per farvi capire, per mettervelo in scala, io non ho idea di dove cazzo metterlo comunque, vabbè. E cos'è questo, ragazzi? Questo è Superman Pace in Terra, scritto dal migliore amico di Siegfried, Paul Dini, e disegnato da Alex Ross. Alex Ross è quello che vedete in copertina, cioè non quello che vedete in copertina, è Superman. È l'artista che ha fatto la copertina, anche in retro. E che cos'è Pace in Terra? È una storia celebrativa fatta per i 60 anni, mi pare, di Superman. Dovrebbero essere i 60 anni di Superman. E quindi non è una storia che punta tantissimo alla trama, è una storia celebrativa. Quindi se siete interessati al personaggio, se siete interessati soprattutto a sfogliare le tavole di Alex Ross, che dipinge. E costo 22 euro. Che è tanto, ragazzi, è tanto, perché sono, mi pare, una settantina di pagine. È tantissimo, sì, è ovvio. Ma è un'edizione, una tipo le Artist Edition, ovvero molto grande, ragazzi, è enorme. Numero 98 di One Piece Variant. Fiero. Guarda, fiero. Vediamo cosa c'è.
Allora, cosa c'è? Vabbè, c'è l'edizione ovviamente variant di One Piece con la sovraccoperta. Come ve lo faccio vedere? Ok, molto bella sta cosa. Cioè, questa è la sovraccoperta. E qua c'è l'effettiva edizione, cioè l'effettiva copertina del numero 98. Molto bellina, molto bellina. Poi cosa c'è? C'è una cartolina, effettivamente una cartolina, ragazzi, è effettivamente una cartolina che ci ricorda che tutti gli episodi di One Piece sono su Crunchyroll, grazie Star Comics. E poi un posterino di One Piece. È bello. Bellino. Bellino. E il tutto non mi ricordo onestamente quanto è. 6,90. 6,90. Bello. C'è il poster che non utilizzerò perché non ho modo di usarlo, però. Poi il numero 2 di Mickey Mouse Mystery Magazine è praticamente il noir di Topolino. Se volete leggere una lettura diversa, sempre stampo Disney, ovviamente con lo stile classico stile Disney italiano, ve lo consiglio, sono delle belle storie noir, fiere. Tra l'altro potete, cioè potete, saranno 6 numeri più un settimo numero contenuto in un cofanetto. Quindi alla fine, volendo, potete prendervi quel bel cofanetto e avere tutti e 7 i numeri con l'extra, fieri, belli lì in libreria. Non costa neanche tanto, ragazzi, è un cartonato e costa, dov'è? 9,90 euro, quindi un prezzo ottimo. Poi, allora, iniziamo da quelli che non vi consiglio di recuperare. Numero 33 dei Fantastici 4, nonostante sia una delle mie testate fumettistiche preferite, la run. E lasciamola stare quello che è. Stesso identico discorso per Flash. Però questo, ragazzi, questo ve lo consiglio a tutti. L'Immortale Hulk. Siamo arrivati al numero 40. In totale saranno 50. Questa è probabilmente una delle migliori storie occidentali, ma non solo occidentali, che leggerete mai. Quando sarà completo, io vi consiglio, o anche ora, se volete recuperarvi gli spillati, vi consiglio di recuperarlo. Tutto. Tutto. Meraviglioso, meraviglioso. L'ho consigliato a tante persone, lo hanno letto tante persone e sono tutte rimaste colpite da ciò. Ah, ci sono dei cazzi. Ah, ci sono dei cazzi. La spilla di Loki for President, non so. Segnalibri, segnalibri. Segnalibri. L'album delle figurine di Ollie e Benji. Non so perché me l'hanno mandato. Forse era in omaggio con qualcosa, non lo so. L'album delle figurine di Ollie e Benji. E un altro poster di non so cosa. Fatti odiare. Vabbè, questa è la roba che mi manda la fumetteria. Roba promo che mandano. Sì, vabbè. Edoardo, se vuoi te lo regalo. Il Massero. L'album delle figurine di Ollie e Benji. Se vuoi te lo regalo. Allora. Terzo e ultimo numero di Wonder Woman Terra 1 di Grant Morrison e Yannick Paquette. E se volete leggere qualcosa di Wonder Woman, se è la prima roba che leggete di Wonder Woman, recuperatevi anche i primi due, ragazzi, perché è una storia meravigliosa. Wonder Woman Terra 1, questo è il terzo volume, i primi due sono editi dalla Lion, però si trovano tranquillamente, quindi recuperateli, mi raccomando. Questo è davvero disegni fuori dal. Cioè, guarda quanto è buona. Cioè, a parte tutto, ragazzi, storia meravigliosa e tutto quello che volete. Però dai, dai. Come fa a Yuri a non piacere Wonder Woman, io mi chiedo, Cristo Dio. Cioè, guardatela. Vabbè. Praticamente. In Terra 1, ragazzi, quando voi leggete tipo Batman Terra 1, Superman Terra 1, si rinarrano in maniera moderna, diciamo, attuale, le origini degli eroi DC. In questo caso Wonder Woman, scritta da uno dei più grandi autori di fumetti, che è Grant Morrison, e disegnata da un autore clamoroso, che è Yannick Paquette.
Poi, ragazzi, sta uscendo il film. Non sapete cosa fare per informarmi meglio. Recuperate il primo numero degli Eterni di Kirby. Gli Eterni sono una... Vabbè, Madonna santa. Io non so come cazzo faceva Kirby a essere così 70 anni fa. Vabbè, sono dei personaggi creati appunto da Kirby negli anni 70. Sì, Attila, sì. Cioè... Aspetta. Mi devo mettere in modo tale che posso... Ok. Cioè, come cazzo faceva a usare la matita in questo... Sì, Maka, prende... Lui disegnava Trip senza farsi, assurdo. Comunque, sono un super gruppo, chiamiamolo così, anche se non sono veri e propri supereroi, creato da Kirby negli anni 70, dove, diciamo, lui si è un po' più liberato, diciamo, per quanto riguarda le catene creative che aveva, perché questa è un'opera... tutta sua al 100%, non è scritta da altro, è scritta e disegnata da lui, e sono solo due volumi, perché in totale sono 19 numeri, racchiusi in due soli volumi, e questo qua è 25, e l'altro credo sia tanto quanto, sempre 25, e ragazzi, se volete conoscere uno dei maestri proprio del mondo del disegno fumettistico, andate di Kirby, e siccome raramente si trova un volume economico con tutto Kirby, dato che ci sono gli Eterni, andate di Eterni. Poi, quando uscirà Quarto Mondo, se non è già uscito della Panini, vi consiglierò anche Quarto Mondo, che è la stessa identica cosa, però, per la DC. Poi, proprio di DC qua si sta parlando, abbiamo il primo numero della Justice Society of America di Geoff Johns. La Justice Society of America praticamente raccoglie tutti quei supereroi che provengono dalla Golden Age, quindi tutti i supereroi anni 30 e 40, che sono scomparsi agli inizi degli anni 60 e 70, poi si è creato appunto questo supergruppo che è la Justice Society of America, che li racchiude. Infatti c'è Dr. Fate, c'è Jay Garrick, che è stato il primo Flash, eccetera. E quando vedete scritto Geoff Johns sotto un fumetto di supereroi, potete andare sul tranquillo, perché sarà, magari non sarà un capolavoro, ma sarà un bel fumetto dei supereroi, con i supereroi. No, non c'è Sandman, quello è un'altra cosa. Questo è quello che voglio fare vedere a Daft, se c'è ancora, spero di sì. Annihilation, il must have di Annihilation. Ragazzi, se volete reggere una bellissima saga cosmica fatta dalla Marvel, andate di Annihilation. L'edizione non è granché, perché l'edizione must have con questa cazzo di banda dorata non è proprio il massimo, ma è un'edizione economica che vi permette di recuperare storie davvero davvero belle. Una di queste è appunto Annihilation, a mio modo di vedere nella top 3 delle saghe cosmiche della Marvel. Recuperabile questo bellissimo cartonato, recuperabile a 15 euro. Quindi non costa neanche tanto. E niente.